Buon pomeriggio da Daniele Burigana della Giovane Italia e benvenuti al centro sportivo Green Club di Roma. Questa è Lazio-Napoli, 21esima giornata del campionato nazionale Under 18 Girone A. I padroni di casa sono risaliti al terzo posto e nel 2023 sono ancora imbattuti, con 2 pareggi e 4 vittorie, l'ultima arrivata domenica per 3-2 sul campo del Bologna. Gli ospiti si trovano in 10ª posizione, solo 3 punti sopra il fanalino di coda Sampdoria. Nell'ultima giornata hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Genoa. Passiamo ora alle formazioni. La squadra guidata da Mister D'Urso scende in campo con il 4-3-3. A comporre l'attacco ci sono sugli esterni Troise e Brasili, ormai scesi in pianta stabile dalla primavera in Under 18. Al centro del tridente il solito Della Salandra. Anche Mister Tedesco schiera in campo i suoi con il sistema 4-3-3. Anche in questo caso vediamo 2 volti provenienti dalla primavera del Napoli. Si tratta del classe 2004 Marranzino e il classe 2005 Russo. Il Napoli sfrutta spesso i rinvii lunghi di Pellino, come in questo caso. Petrucci lascia rimbalzare prima il pallone e dopo manca incredibilmente il rinvio. Ne approfitta Vigliotti che a tu per tu con Renzetti non sbaglia e porta in vantaggio il Napoli al 28esimo del primo tempo. Seconda rete in stagione per Gianluca Vigliotti. Ancora Napoli in avanti. Vigliotti allunga di testa per Marranzino. Sul pallone si avventa Mutanda che supera Petrucci e calcia con il destro. Attento però Renzetti che blocca in sicurezza. Ospiti pericolosi al 41esimo, Cucciniello converge verso il centro e scarica su Marranzino. Il numero 10 temporeggia e poi calcia con il destro, ottima la risposta di Renzetti che si allunga sul secondo palo e devia in angolo. Petrucci, inseguito da Marranzino, appoggia all'indietro verso Renzetti. Il portiere della Lazio controlla e rinvia ma colpisce proprio il numero 10 che lo smarca sull'out di sinistra e calcia colpendo il palo. Poi Tortora si avventa sul pallone ma riesce ad allontanare la difesa biancoceleste, occasionissima al 45esimo. La ripresa si apre con un angolo da destra battuto da Oliva, lungo sul secondo palo, sponda di Bigotti, il pallone si impenna, Brasili tenta la rovesciata ma viene respinta, sulla ribattuta si avventa Petrucci che spedisce con potenza in rete, agguanta il pareggio la Lazio al 7° della ripresa con la seconda rete in 2 partite di Gianluca Petrucci. Ancora Lazio in avanti, Bigotti riceve sulla destra, uno sguardo dentro l'area per far partire uno spiovente sul secondo palo, sponda di tacco al volo di Della Salandra, Brasili colpisce di testa ma Pellino si oppone, vicini al vantaggio e biancocelesti al 16°. Ripartenza del Napoli con Di Lorenzo, allarga tutto a destra all'indirizzo di Vilardi, il 17 punta all'area di rigore, si sposta il pallone sul destro e incrocia, conclusione che sfiora il palo al 23° della ripresa. La difesa del Napoli allontana un pallone messo dentro l'area. A raccogliere la sfera è Nazzaro che con il sinistro rimette dentro sul cross, si avventa Brasili che stacca di testa ma colpisce il palo alla sinistra di Pellino, vicinissima al sorpasso la Lazio. Contropiede per gli ospiti, Vilardi cambia gioco all'indirizzo di Marranzino. Il numero 10 lascia scorrere il pallone sull'out di sinistra, punta Cannatelli e calcia con il destro, beffato Renzetti sul primo palo, vantaggio del Napoli allo scadere dei 5 di recupero, grazie alla rete in extremis del classe 2004 Pasquale Marranzino. 51:30 sul cronometro per il direttore di gara, basta così, triplice fischio, Lazio-Napoli termina sul punteggio di 2-1 per gli ospiti. Al vantaggio iniziale di Vigliotti risponde Petrucci, la decide poi sul finale Marranzino.